Un ritorno inaspettato! Sviluppato da Vicarious Visions! Crash Bandicoot! Eccoci qua. Visto che ho deciso di fare temporaneamente. Ecco fatto. Crash Bandicoot. Allora, ragazzi, per chi non lo conosce e chi forse l'avrà giocato, Crash Bandicoot è stato uno dei primi giochi usciti sulla PlayStation 1. Originariamente il gioco non apparteneva all'Activision, bensì alla Naughty Dog. La Naughty Dog cedette i diritti alcuni anni dopo. Infatti, l'Activision acquistò i diritti e gli ultimi titoli furono rilasciati a loro. Questa è l'edizione Gold contenente i primi tre capitoli della serie. Ora, io già l'ho giocato e l'ho finito un po' tutte le campagne, però cominciamo a vedere prima di tutto l'introduzione. Vedete la DLC, lo Storm Ascent? Questa DLC fu una delle prime che non venne mai rilasciata ai tempi della PlayStation 1. Fu rilasciata una piccola demo e fu visibile solo tramite il PC. Ancora no. Vabbè. Ottimo, Deux. Ma, dottor Cortex, non sappiamo perché non ha funzionato in passato. Sciocco! Questo Bandicoot sarà il mio generale e guiderà le mie truppe Cortex alla conquista del mondo. La vittoria sarà mia. E ora ci siamo. Presto. Nel vortice! Vortex? Il vortice non è pronto! Non abbiamo idea di che cosa succederebbe! Ennesimo fallimento! Catturatelo! Preparate il Bandicoot femmina. Mamma mia, cominceranno i guai. Allora, per chi conosce la storia, Crash è un Bandicoot. La sua origine
avvenne durante una serie di processi di un esperimento del dottor Cortex, lo scienziato che avete visto giallino e il suo caro assistente. Il suo scopo era quello di conquistare il mondo utilizzando animali geneticamente modificati. Crash sarebbe dovuto diventare il suo generale, ma durante le fasi iniziali dell'esperimento, che avrebbe dovuto renderlo intelligente e allo stesso tempo potente, è accaduto qualcosa di inspiegato. E infatti Crash è stato l'unico da tutti a ribellarsi, ed è l'unico che potrebbe salvare il mondo dalle forze del male. Ora cominciamo. Ecco il nostro unico alleato, vedete questa maschera? Si faceva il fatto saltavi e poi ti buttavi a pancia all'aria. Mannaggia. È da parecchio che non ci gioco. Vai con la numero 3. Mamma mia, la telecamera fissa. E quando dovevi tornare indietro? Era un casino. Sì, Deux, non ti preoccupare. Se è qualcosa ti chiederò a te di darmi una mano. Eccola qua, vedete? Questa è la DLC, la Storm Ascent.
Ecco qua la mia prima morte. Certo, Deux, ti vedevo sempre. Sì. Ma adesso ragazzi non ho il diamante appresso e senza di quello non possiamo andare avanti. Ve lo ricordate che Crash era completamente inglese? Non era nemmeno in italiano. Perché all'epoca, come abbiamo già detto, la Sony... Ah, mannaggia! La Sony venne un po' criticata. Lo sapevo, vabbè. Allora, ragazzi, ci sono dei trucchi in modo da evitare le casse esplosive e molto altro. C'era un comando che lo faceva andare a pancia in sotto, ma non mi ricordo qual era. Beh, in verità Deux non è che la Sony aveva perso l'esclusiva su Crash. Era l'Italia che aveva perso l'esclusiva proprio sulla Sony. Dopo l'incidente di Resident Evil, la Sony aveva fatto causa proprio alla comunità d'Italia per il fatto che molti giochi, esempio Crash, fu classificato come non troppo violento, ma non troppo adatto ai bambini. Resident Evil fu lo stesso. Allora, l'Italia stipulò una sorta di accordo che infatti solamente i titoli che loro acquistavano tanto venivano doppiati o subbati in italiano, mentre altri titoli, come Crash ad esempio, era uscita solo nella comunità europea. E quindi l'Italia, chi lo voleva acquistare, lo acquistava tramite la versione europea. Per questo motivo era tutto in inglese. Che vi possiamo dire, ragazzi? L'Italia rimane il cesso dei paesi. No, non fu bannato, Deux. Solo che non venne acquistato. E allora, purtroppo andò a finire così.
Lo so, Deux. Ma l'Italia ha considerato tutti i giochi proprio uno stato dello stato. Persino la Nintendo. Anche loro, ad esempio, hanno parecchio criticato l'Italia per questo. Beh, ho perso un po' la mano, ma in fondo Crash è questo il suo divertimento. Ma non si stancherà mai questo. Guarda, ragazzi, però una cosa hanno tolto. Voglio vedere se ve lo ricordate. Forza, per chi ha giocato Crash come me. Cosa hanno tolto qua? Pensateci bene. Che cosa hanno tolto? Il tempo. Se vi ricordate, Crash, i primi capitoli avevano l'indicatore del tempo, avevi giusto giusto 60 secondi per completare il gioco, per completare un capitolo per ciascuno. Il timer. Se vi ricordate, quando abbiamo giocato Uncharted, quando abbiamo giocato proprio il primo Crash c'era l'indicatore del tempo. Infatti il tempo aumentava quando tanto sbloccavi le casse dei checkpoint. E va bene, è successo niente. Opla.
30 su 38, Opla. Wow, però era parecchio che non ci giocavo. E non ho perso la mano. Ah, ragazzi, questo è il nostro bel percorso. Mamma mia, quando strillavo, eh. Beh, anch'io Deux, però guarda, io prenderò tutti gli accessori sia su PlayStation che su PC. Aiuto! Mamma mia. Che ricordi, ecco Crash. Beh, molti dicono che è facile, ragazzi, ma non conta la facilità, conta il divertimento in Crash. Ok.
Opla. Ecco qua il primo boss della giornata. E per la precisione l'unico umano boss. Beh, lo so, però intendo in questo capitolo qua. Wow, questo è proprio facile da battere. Basta stare sulla poltrona. Ah, vedete la novità che fu aggiunta soprattutto qua? Aspettate, guardate. Con la macchina del tempo possiamo far venire anche nostra sorella direttamente. Beh, vi trovate, visto? Tu fai Crash e tuo Coco. Visto? Opla. Vabbè. Non lo so, Deus, so solamente da quello che sto un po' leggendo che molto probabilmente faranno le remastered di tutti i Crash. Ma non si può dire se li faranno di quelli là di allora. O quelli che, diciamo, hanno ottenuto. Vabbè, doveva capitare la morte prima o poi. Olè! Allora, Oh,
Mannaggia. Sì, per giocare a multigiocatore. Ne ho dimenticato uno. Mannaccia. Forse con la gemma blu. Eccoci arrivati. Mamma mia, quante ne ha acchiappate. Mamma mia. Fatto le facoce, maronna. E quante bestemmie che facevo. Eccoci qua. Native Forest. L'erba del semicino è sempre verde.
Opla. Forza. Ok. Scusatemi un secondo. Vabbè. Bene, continuiamo. Palla a te. Mannaccia. Appena in tempo, sennò... diventavo Bandicoot allo spiedo. Vabbè. Olè. Ditemi voi, ho fatto quella caduta e sono ancora vivo. Ok Deux, buona cena, grazie per essere passato. Vabbè. Opla. Mannaccia, meno male che mi ha salvato.
e vado in paradiso. Non devo sbagliare. Qua è un po' complicato. Ok. Sapevo. Beh, almeno faccio un po' di comicità. E dalla... E vai... Non vedo l'ora che lo porti pure tu in live, Fabio, eh? Puoi pure portarlo sulla Nintendo Switch.
Opla. Vabbè. Olè. Ok. Tanto a breve finisco pure io, perché sta la partita. Il tempo che sistemi un paio di cosucce. Tanto mettiti il pigiama. Il pigiamino. Mi sono fatto il bagno. Mi sono fatto il secondo bagno. Vabbè. Maron. Vieni qua, bella fogliolina. Salute.
Allora. Mannaccia. Mannaccia. Pure tu sei tornato, ok? Hai fatto presto? Va va va. Mo Deux, no, perché adesso finisco questo capitolo e poi stacco. Che abbraccio il Napoli. La prossima volta. Mannaccia. Riproviamo. Mamma mia. Il bello di questa missione bonus è che è infinita. Puoi farla quante volte vuoi tu. Eh sì. Aiutatemi. Forza, forza, forza! A posto ragazzi, ho finito pure quest'altra bella missione. Purtroppo il Reaper
è un pochino lungo da fare. Allora, vi ringrazio a tutti quanti per chi è passato, vi ringrazio soprattutto il nuovo follower che mi ha lasciato, il nostro caro Edoardo. Ci si becca alla prossima, ragazzuoli. Grazie Fabio. Vediamo un po' a chi vi posso lasciare stasera. Bene, visto che stiamo parlando di retro games, andiamo a fare un raid a un'altra bella persona. Un attimo solo. Allora. Che sta portando un bel gioco retro. Non staccate, ragazzi. Adesso andiamo da lui. Ricordate di lasciare anche lui un bel followone per chi è appassionato di retro games.